Eccoci qui allora, come vi dicevo, in compagnia di Vittoria Iacovella, giornalista, una giornalista importante, impegnata, sensibile ai temi sociali e ambientali. Benvenuta Vittoria, grazie. Sei mamma di 3 figli e già questa è la notizia al giorno d'oggi. Hai vinto il premio Italia Alpi, hai lavorato per tante testate, tanti programmi. Hai appena pubblicato un libro meraviglioso, un libro da mamma e da persona che ama il futuro e sogna un futuro diverso per i propri figli. Un libro che è questo, il Rompiscatole, che racconta le storie, lo anticipavo prima, di 10 ragazzi che hanno lottato per un mondo più giusto, per un mondo più bello, che con le loro storie sono testimonianza e motore di qualche cosa di bello, che per una giornalista è importante poter anche raccontare delle storie che danno fiducia, vero? Sì, soprattutto quando ti occupi di cronaca e finisci sempre col denunciare e raccontare tutto ciò che non va, avere l'opportunità per me è stato una spa mentale, cioè io mi sedevo e scrivevo queste storie, ascoltavo questi ragazzi, li intervistavo e stavo bene. Certo, ti riconciliavi quindi, con la vita, no? Sì, mi riconciliavo. E con la speranza. E la mia speranza è che anche chi lo leggerà avrà la stessa sensazione di sedersi un momento, di prendersi un attimo e ascoltare storie vere, la bellezza è che sono vere, di ragazzini storti, ognuno a modo proprio, perché poi partiamo dalle imperfezioni, dalle paure, dai certo. difetti, dagli errori di questi ragazzini. Sono eroi senza mantello, li hai esatto. definiti. Allora andiamo a vederne alcuni, partiamo da Valerio Catoia. Valerio Catoia è un ragazzino nato con la sindrome di Down, che è riuscito in una grande impresa, quella di diventare un atleta. Atleta paralimpico? Esatto. Bravo. Bravissimo, insomma anche fisicamente, no? Immagino lo sforzo sì. con la sindrome di Down, i muscoli devono fare uno sforzo ancora maggiore. E poi di salvare una bambina che stava affogando in mare, quando nessun altro si è tuffato a salvarla, lui... In un gesto di coraggio straordinario, si è tuffato tra le onde e non solo, è riuscito a tirarla a riva, perché poi è difficilissimo salvare una persona presa dal panico che sta annegando. Aveva fatto anche un corso di salvamento. Sì. Quello che mi piace di Valerio, quando io l'ho intervistato, ho intervistato tutta la famiglia, e Valerio, come tutti noi, non è un'isola, è un pezzo di una squadra, e la squadra è la sua famiglia, il suo allenatore, la sua sorellina. Di queste storie, leggendole, puoi vedere proprio questo, certo. che i ragazzi riescono a rompere gli schemi se sono anche sostenuti. E questo è un altro messaggio importante che dà il tuo libro. Sayed invece è un ragazzo afghano, sì. no? che oggi fa il mediatore culturale a Roma. È partito a 9 anni dall'Afghanistan da solo e ha girato per il Medio Oriente, ha attraversato difficoltà incredibili, è quello che scrivo, è vero, ogni tanto qualcuno mi dice ma quello l'ha inventato, no, no, è verissimo, è arrivato sotto la pancia di un tir nascosto negli interstizi del motore e poi riuscendo a rompere la coppa dell'olio è riuscito a far fermare l'autista inconsapevole di portarlo e oggi vive in Italia, è mediatore culturale, salva minori stranieri non accompagnati, ha parlato anche al Parlamento europeo dei rifugiati e collabora con UNHCR che fra l'altro ha dato il patrocinio per questo libro. Beh sì, perché ci sono le storie di due ci sono due storie di rifugiati. E poi c'è Felix. Felix no? è fantastico perché Felix ha detto una frase che a me è piaciuta moltissimo. Lui ha 8 anni, ha detto, prima erano gli adulti che raccontavano le storie ai ragazzini per farli addormentare, ora siamo noi che le raccontiamo agli adulti per farli svegliare. Ha perfettamente ragione. Lui cosa ha fatto? Ha cominciato a piantare alberi, vero? Sì, lui ha detto proprio questo, ha detto smettiamola di parlare e iniziamo cominciamo a piantare. Fare. Ecco, stiamo vedendo un'illustrazione del tuo libro, perché il tuo libro è magnificamente illustrato. Sì, Lorenzo Santinelli è stato proprio bravo. E questa è l'illustrazione ispirata alla storia di Felix, no? Sì, esatto, quindi vedi la città bianca che diventa verde al suo passaggio. E lui ha piantato milioni di alberi ancora. Ora ne sta piantando ed è contagioso in questo, quindi smettiamola di parlare, iniziamo a piantare, è proprio il suo motto, il motto di un ragazzino che è riuscito a far muovere. E di ragazzini che si occupano di ambiente ne hai fatti più di uno, vero? Sì, c'è Bojan Slat che vive in Olanda, di origine croata, che a 16 anni si è tuffato nel mare, ha visto che c'erano più pezzi di plastica che pesci
Lui era un ragazzino disordinato, un inventore, un po' così, e ha inventato una nave che adesso sta partendo finalmente col progetto per ripulire il mare, in particolare l'isola di plastica che si trova nel Pacifico. E quindi il racconto Ocean anche di un sogno Cleanup, no? Lui ha fondato proprio queste... E ecco, nelle immagini, insomma, lui è riuscito a coinvolgere, ha fatto un TED, ma è bellissimo quando parla con questi suoi capelli arruffati, proprio da adolescente, un adolescente anche un po' strano, no? Un po' problematico, sì. Volendo. Ed invece poi è stato lì che è diventato il suo talento. Quanto hanno contato i tuoi figli nella decisione di scrivere questo libro? Allora, quando mi hanno chiesto di scrivere un libro, ho parlato con i figli e loro mi hanno detto: ma scrivi un libro su come sopravvivere alla vita, l'amore, la scuola, l'ambiente, io a saperlo come si sopra. E invece poi ho pensato che avrebbero potuto raccontarglielo i loro coetanei, certo. come si sopravvive. E poi volevo un libro antinarcisista, volevo un libro in cui, diciamo, ecco, io sono così, ho tutti questi difetti, faccio errori, rispondo anche a volte male a mamma. Sono imperfetto. Sono imperfetto, sono magnificamente imperfetto. Però sono un uomo del mio tempo, un ragazzo del mio tempo. Perché l'hai chiamato il rompiscatole? Rompiscatole perché, ovviamente il rompiscatole è un termine con un'accezione negativa e qui diventa positiva, perché loro rompono gli schemi, rompono i pregiudizi, rompono i copioni. Sono quei ragazzini un po' non mi sta bene che no? Sì. Sono quelli che, ok, le cose sono sempre andate così, non possono però continuare ad andare così, hanno una loro guida interiore che li porta e poi alla fine cambiano la propria vita e il mondo. Ecco, hai avuto un grande riconoscimento dal nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per questo libro, vero? Sì, questa è una cosa che mi rende veramente felice, sì, perché insomma per la stima che ho per il Presidente gli avevo fatto avere il libro perché due di loro sono alfieri della Repubblica e lui mi ha risposto di suo pugno, grazie per questo messaggio. Il messaggio è molto importante. E l'ultima cosa che ti volevo chiedere, Vittoria, tu hai un passo leggero su questa terra, sei brava perché il tuo amore per l'ambiente, il tuo interesse per i temi ambientali si traduce poi nel tentativo, nella vita pratica di mettere in atto pratiche sostenibili, che non è facilissimo. Non no? È facilissimo, ci conosciamo come madri, come donne, sì, che lavorano. Sì, ci proviamo tutte, no? Prima ci siamo scambiate, io faccio questo, tu cosa fai? Vi dico solo che lei ha tre figli e tu hai usato i pannolini ecologici, lavabili. Si può fare, Eroica. Giuro, si può fare, non è così difficile. Ci sono delle cartucce che poi si buttano, poi ci sono quelli tecnologicamente molto avanzati, quindi la pelle rimane asciutta. Ecco, ma quindi... come anche i detersivi alla spina. Si può fare, si può portare il bottiglione una volta al mese a rifornire di shampoo, sì. Di detergenti o usare più aceto e bicarbonato in casa. Se lo può fare una che lavora tanto come me, lo può fare chiunque. E come si riutilizzano i sacchetti della pasta? Ah, ecco, sì, i sacchetti, questo me l'ha insegnato una signora anziana però, di quelle della vecchia generazione. I sacchetti della pasta si possono usare per congelare alimenti, sì. Perché sono sacchetti alimentari, sì. O per conservare altri alimenti. Certo. Quindi sì, riducendo. Poi di base possiamo chiederci ogni volta che acquistiamo qualcosa se veramente ne abbiamo bisogno. Primo, se ci serve davvero e secondo, se il packaging intorno è troppo invasivo, possiamo anche scegliere anche di non comprare. Assolutamente, facciamoci caso. Guarda, è stato davvero un piacere conoscerti. Grazie a Vittoria Iacovella, qui. Complimenti.